da San Francisco, sono live in questo momento. Ragazzi, voglio sapere in primis da voi qual è la vostra storia, cosa avete fatto e come mai oggi vi ritrovate con una piattaforma molto interessante e siete resi sviluppare ogni giorno. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. La nostra storia è una storia molto grande. Abbiamo iniziato 2 anni fa, diciamo, su slide, su carta, cercando di inventare qualcosa di nuovo. E sulla carta abbiamo provato 2 anni fa a cercare un investimento in Italia per poter quindi iniziare e sviluppare il nostro prodotto. Nel frattempo noi andavamo avanti indietro negli Stati Uniti per cercare di costruire un network, perché la nostra piattaforma è una piattaforma particolare. Noi siamo stati convinti fin da subito che per lanciarla bisognava utilizzare in questo momento un mercato americano. E quindi abbiamo deciso di andare a bussare le porte di tutti i venture capital in Italia, e però non siamo riusciti poi a ottenere una cosa in mano. Abbiamo portato, diciamo, ottenuto un pugno di promesse, ma niente di concreto. Allora abbiamo deciso di partire, di volare negli Stati Uniti, con gli Stati Uniti, e lì cercare un investimento. Mi inserisco. Quanto andava avanti questa ricerca? Perché sospetto che ci sia anche una curiosità per chi è giovane, sì, come voi, di voler iniziare, di voler aprire la propria startup, ma anche se oramai è quasi un cliché in Italia, purtroppo le difficoltà sono quelle. Poi noi siamo stati di giorno in Italia, però in quell'anno noi siamo anche dalla America per costruire un network, per cui siamo andati negli Stati Uniti 2-3 volte, io giusto alle America, sono usciti in più tempo da conoscere giornalisti, cercati per la stessa data, diciamo che ci sono portati altrimenti, perché quindi poi altrimenti che c'è negli Stati Uniti e torno in Italia, mi viene voglia di iniziare a costruire qualcosa e in modo di cambiare le cose, per cui noi ci sono stati in Italia, ci sono stati per cui ci siamo occupati, cercato di conoscere tanto più gente possibile. Sto parlando di gennaio, da gennaio ad aprile, e andare nei parchi, andare ai eventi, conoscere i giornalisti, conoscere giornalisti, conoscere altri start-up, perché è molto importante conoscere gli altri start-up che sono presentati ai nostri start-up. E quindi, dopo questi 3 mesi, l'ultima 2 settimane, avevamo sperato, è stato riuscito a ottenere un finanziamento per gli eventi americani, da l'intervento di YouTube, e quindi siamo tornati in Italia, abbiamo continuato lo sviluppo del prodotto e adesso siamo in nuovo. Nel frattempo abbiamo avuto un follow-up da un amico italiano, Massimo Schermi, e quindi adesso quello che stiamo facendo è costruire un prodotto iterando tutti i feedback dei nostri utenti. Ad oggi abbiamo 1000 developer, cioè che ci stanno dando tutti che stanno dando il nostro prodotto, noi siamo ora anche per noi qui sotto tempo che le loro non vogliono per lasciare il nostro prodotto a consumare. Facciamo quindi per mancare. Allora, visto che stiamo già iniziando a interrogare questo argomento, io ti chiederei di farci una sorta di preview di quella che è la vostra creazione. Per ora ce ne sono avvenuta un'alfa, non pubblica, ha grandissime potenzialità, che ne ha parlato. Sì, dunque, Mashape è un marketplace di cloud servicing, per cui gli sviluppatori possono creare e integrare applicazioni esistenti oppure nuove all'interno della nostra piattaforma, e altri developers possono utilizzare i cloud servicing presenti nel nostro marketplace in modo standard, perché noi abbiamo la stessa modalità, la stessa interfaccia per tutti loro, per chiamare le applicazioni presenti nel marketplace non devono imparare documentazioni nuove o formati nuovi o per scaricare file di nuovo, ma tramite le scelte riescono a chiamare tutte le applicazioni allo stesso modo, e i developer possono a loro volta vendere applicazioni su marketplace. Il problema adesso è che il developer è in grado di costruire il cartellistico, però lo stato che incontra è poi vendere i prodotti di crea, quindi è una distribuzione ai suoi